L'hai vista tu, la luna a mare chiaro? L'ho vista sì, abbiamo pure chiacchierato. Di sexy shop, corri di amori d'alto mare e altre quisquiglie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave. E l'astronave che arriva sembra amica, ma però non si ferma qui. Disegna un arcobaleno che sembra vero, poi scappa in direzione Palmy Beach. E questo genere umano sembra vano, ma una logica ci sarà. Bon voyage, bon voyage. Dammi un oblò con dentro un'alba boreale e una gibot, sto diventando addominale. E un sogno kitsch in pompa magna i tacchi a spillo e un beauty case imitazione coccodrillo. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere? Verrò con te, dovessi farlo di mestiere, lungo le spiagge primordiali a commentare. Ma guarda un po' com'è moderna l'astronave, l'astronave che arriva, mira e ammira il panorama che c'è laggiù. Saluta un arcobaleno su nel cielo, poi fugge in direzione Malibu. E tutto il genere umano, un palmo di naso, tutti a chiedersi dove va. Bon voyage, bon voyage. E l'astronave è già passata e tu dov'eri? Nei vernissaggi a festeggiare ero leggeri. L'attualità si estrinsecava in altre forme, tutti esauriti lì a sognar che non si dorme. Sì, l'astronave è già passata e tu dormivi, meglio così magari non ti divertivi.